Buonasera e benvenuti su Eleven Sports, gentili telespettatori, qui al Palasport di Fondi è tutto pronto per la settima giornata di ritorno di Serie A Beretta Maschile tra Banca Popolare Fondi e Salumificio Riva Molteno, anche in postazione di telecronaca. Siamo carichi per commentare questa partita e quindi un caloroso saluto da Vittorio Pannone e Giorgio Di Perna. Giorgio, scontro salvezza delicatissimo in una gara quasi da dentro fuori per il Molteno, fanalino di coda del campionato ma galvanizzato dalle buone prestazioni e dai buoni risultati delle ultime gare, con cui si sta dimostrando una delle squadre più in forma in questo momento del campionato insieme al Fondi, un Fondi che dal canto suo viene da 3 vittorie consecutive, di cui 2 fuori casa, e quest'oggi cerca altri 2 punti importanti in una partita che Giacinto De Santis alla vigilia ha definito la più difficile dell'anno. Un tuo commento sulla gara? Sì, sono d'accordo anch'io con mister De Santis. Credo che questa sia veramente la partita più insidiosa, più difficile, perché è una partita piena di insidie. Il Molteno sì è ultimo in classifica, ma come dicevi tu reduce dal pareggio esterno di Bolzano, e pareggiare a Bolzano non è da tutti, e quindi io mi aspetto una partita molto vivace e molto bella sicuramente. L'agonismo sarà la chiave di questa partita, e tra le altre cose vediamo anche Capitan De Torre in campo questa sera. E allora, come vedete dalle immagini, le squadre stanno per entrare sul terreno di gioco. Andiamo allora a leggere le formazioni, partendo dalla squadra ospite, il Molteno, che si presenta a questo appuntamento con il numero 55 Alonso Esteban, Osvaldo, numero 32 Lorenzo Beretta, numero 11 Andrea Brambilla, numero 20 Andrea Dallaglio, numero 10 Dinko Dedovic, numero 36 Emanuele Dell'Orto, numero 8 Lorenzo Galizia, numero 28 David Gligic, numero 40 Marco Knezevic, numero 9 Joele Mella, numero 97 Gabriele Randes, numero 7 Giacomo Daelli, numero 26 Samuele Riva, numero 43 Daniele Soldi, numero 14 Carlo Sperti, l'allenatore è Salvatore Onelli. Vediamo se facciamo in tempo a leggere anche la formazione del Fondi, che si presenta a questo appuntamento con il numero 11 Luigi Arena, numero 3 Francesco Cascone, numero 2 Antonio Ciccolella, numero 6 Piero De Benedetto, numero 22 Stefano De Torre, numero 19 Luca Macera, numero 23 Dario Mangiocca, numero 66 Fernando Marquez, numero 20 Jonas Matà, numero 7 Alessio Micelli, numero 17 Nestor Pennacchio, numero 24 Daniele Ponticella, numero 31 Maxim Vojvac, numero 44 Ivan Vulic, numero 14 Dario Zanghirati, numero 88 Luciano Zizzo, l'allenatore, lo ricordiamo, è Giacinto De Santis, la coppia arbitrale formata dai signori Cardone. Tutto è iniziato, è praticamente iniziata la partita qui al Palasport con il Fondi che gestisce questa prima azione della gara con Arena in posizione centrale, lo scarico per De Torre, poi Vulic all'indietro per Luigi Arena, una 6-0, quella del Molteno, il tiro di Arena, poi il palo e poi la palla che viene recuperata da Luciano Zizzo, che mette subito dentro il gol dell'1-0 dopo nemmeno 40 secondi di gioco. Sì, è partito molto, molto forte, molto, con un gioco molto ragionato il Fondi, che ha preso questo primo palo e poi successivamente Zizzo si è fatto trovare pronto e ha portato in vantaggio i suoi per il primo vantaggio della partita. Pallone adesso in mano del Molteno con Soldi, che dialoga centralmente con Knezevic, poi Dinko Dedovic, ex giocatore del Bressano, in forza al Molteno da gennaio. Dedovic si fa vedere, Knezevic, si scambiano di posizione 2, Dedovic può tirare per invece scaricare su Soldi, poi lo scarico a sua volta su Carlo Sperti, dice di nuovo Oliovaz, riparte il Fondi, Luigi Arena si porta in avanti, fa tutto da solo Arena, va alla conclusione centrale, la respinta di Gabriele Randes, poi però c'era stato il fallo fischiato dai direttori di gara e quindi si ripartirà con un 9 metri a favore della Banca Popolare Fondi. Sul punto di battuta c'è già con il numero 3, lo vedete, Francesco Cascone, si attende solo il fischio dei direttori di gara. Fischio che arriva in questo momento, riparte il gioco, Vulic De Torre in posizione di terzino destro, scarica su Ivan Vulic, Zizzo si fa vedere, Arena centralmente, all'indietro anche lui per De Torre, Vulic trova lo spazio e non lo trova, allora De Torre su Arena velocemente, su Pennacchio, il mancino sotto l'incrocio, a togliere la ragnatela non può nulla Randes, 2-0 per il Fondi dopo 2 minuti di gioco in questo primo tempo.
bellissima questa rete di Nestor Pennacchio che non si fa trovare impreparato, e il Fondi in superiorità numerica va sul 2-0. Bellissima questa rete, ricordiamo, ma tutto è partito da una bellissima parata di Voljuvac su Sperti qualche istante fa. Molteno a gestire questa azione di attacco e quindi fa girare il pallone la squadra di Salvatore Onelli, Dedovic, Knezevic, poi ancora Dedovic che viene fermato da Zizzo a 9 metri. Perde il pallone Soldi, recupera il Fondi, Zizzo dall'altra parte prova a mettere il pallone dentro, sfortunato qui Zizzo, sfortunata la Banca Popolare, Fondi la traversa, poi però è arrivato il fischio chiamato dai direttori di gara, forse c'era stata una trattenuta su Zizzo se non abbiamo visto male. Sì, probabilmente c'è stata una vistosa trattenuta ai danni di Zizzo, la maglietta si è allungata tantissimo e si ripartirà così dal Fondi con un'azione molto ragionata. Lasciami dire, Vittorio, questa sera i ragazzi di De Santis sono scesi in campo in questi primissimi minuti molto agguerriti, soprattutto in fase difensiva. Eh sì, una buona difesa fino a questo momento della Banca Popolare Fondi, che lo ricordiamo è terz'ultima in classifica dopo la vittoria del Siracusa sul Siena per 34-29. In questo momento gli uomini di Giacinto De Santis si trovano al terz'ultimo posto a 12 punti, sotto c'è il Cingoli a 11 e sotto ancora il Molteno ultimo con 7 punti. La sfida salvezza classifica davvero cortissima, qui il gol di Arena che vale il 3-0 per la Banca Popolare Fondi, non sono nemmeno trascorsi 4 minuti in questo primo tempo. Buon avvio, come sottolineava Giorgio Di Perna, in questi primi minuti di gara che, lo ricordiamo, vale la 7ª giornata di ritorno del campionato di Serie A Vedetta maschile. Pressano ora Gligic, preferito inizialmente nel ruolo di pivot al posto di Andrea Dall'Aglio. Qui la conclusione del numero 55 Esteban Alonso, giocatore classe 86, che è andato a mettere il pallone alle spalle di Voljuvac per il 3-1. Qui il fallo di Vittorio in attacco e Pressano può ripartire e andare a far male. Soldi dall'altra parte, subito il Molteno, pallone che termina tra le mani di Dedovic, poi Knezevic fa una finta di tiro e si riappoggia sul compagno di nazionalità bosniaca. Knezevic si fa vedere dalle sue parti Soldi, che poi scarica su Dedovic, schierata con una 6-0 in difesa la Banca Popolare Fondi. È entrato Dall'Aglio, eccolo qua, un ex di questa partita ricordato benissimo con grande affetto da tutti qui a Fondi. Qui il tentativo di tiro del Molteno, c'è stato un fischio dei direttori di gara, quindi tutto vanificato. Dall'altra parte la Banca Popolare Fondi, Arena con il destro, Randes si oppone, ma il tiro di Arena era praticamente fiacco, non poteva impensierire l'estremo difensore del Molteno. Qui arriva a 9 metri, fischiato a favore dei rossoblù, Bulic. De Torre ragiona adesso la manovra d'attacco il Fondi, con la difesa del Molteno che è ben schierata. Arena, De Torre, si fa vedere Cascone che poi si appoggia su Arena, Bulic centralmente all'indietro per Luigi Arena, De Torre a liberare ancora una volta come prima Pennacchio, questa volta non si sono capiti i due, però l'idea sembrava buona, Giorgio. Sì, attenzione, l'idea era bellissima. Ha recuperato il pallone, scusami, su una ribattuta della difensiva del Molteno Zizzo, è andato a mettere dentro il pallone del 4-1, quindi alla fine l'azione di attacco si è concretizzata nel migliore dei modi per Fondi. Dall'altra parte Soldi con il mancino sotto le gambe di Voljuvac, 4-2, arriva anche un giallo per Zizzo. Concludi quello che stavi dicendo. Sì, dopo una piccola ingenuità in attacco da parte del Fondi, si è fatto trovare pronto subito Zizzo, molto, molto attento in questa situazione, e non ha lasciato scampo al portiere ospite Randes. Fondi ora con il pallone tra le mani, 6 minuti e 10 secondi sul cronometro che sono trascorsi in questa prima parte di gara. Bulic prova a fare tutto da solo, poi spara il pallone tra le mani di Randes, riparte il Molteno, deve riposizionarsi velocemente in difesa il Fondi. Soldi ha lo spazio per tirare, si appoggia dall'altra parte su Sperti che fa un gol meraviglioso in pallonetto e mette dentro il pallone del 4-3. Qui buona azione del Molteno.
Sì, assolutamente una bellissima azione, ma lo abbiamo detto, bisogna stare attenti nonostante il pronti via 3-0 per il Fondi. Il Molteno è una squadra molto attenta che non molla mai fino alla fine, e anche il Fondi deve essere bravo a non mollare di un centimetro fino alla fine, fino al 60° minuto. Fondi ora in attacco sui 9 metri, scusate, con Arena, il destro di Arena anche questa volta troppo debole per poter impensierire un portiere di caricatura importante come Gabriele Randes, portiere classe 1997. Qui spara fuori il Molteno in questa azione, riparte Fondi, Arena, il destro di Arena questa volta vincente, gol che vale il 5-2 e finalmente il Fondi ritrova la via del gol. Sì, Luigi Arena non si è fatto dire di no, si è fatto trovare subito pronto, ha lasciato partire un bel destro da fuori e che non ha lasciato scampo a Randes, il quale qualche istante fa aveva fatto un'ottima parata. Fallo qui nel frattempo di Dedovic, si era scontrato con Luciano Zizzo, quindi riparte Fondi usufruendo di questa punizione a favore Vulic, lo scarico dove c'è Cascone in zona di ala sinistra, riceve il pallone, lo raccoglie, lo mette alle spalle di Randes, Francesco Cascone, 6-3, allunga di 3 le lunghezze e lo Fondi, e qui il fallo fischiato a favore del Molteno. Giorgio, buona l'azione, si è fatto trovare prontissimo, Cascone ha raccolto il pallone e lo ha messo in rete. Molto attento, molto sveglio Francesco Cascone, un jolly fantastico nelle mani di Giacinto De Santis. Però ecco, volevo farti notare l'aggressività delle due difese, sia quella del Fondi ma anche quella del Molteno. Certamente lo sottolineiamo perché la partita, come abbiamo detto in apertura, è praticamente da dentro fuori, più per il Molteno ovviamente, ma il Fondi non deve ovviamente sciupare questa occasione, soprattutto dopo la vittoria del Siracusa quest'oggi, lo ripetiamo, contro il Siena per 34-29, che al momento vede il Fondi dietro proprio la squadra siciliana di un punto, Siracusa 13, Fondi 12. Qui il 9 metri, fallo da 9 metri fischiato a favore del Salumificio Riva Molteno. Sono trascorsi intanto poco più di 9 minuti in questo primo tempo, 9 metri a favore del Molteno, battuto in questo momento con Dall'Aglio, pallone che poi termina tra le mani di Dedovic, che va centralmente su Soldi, eccolo qui Soldi che va a servire Dedovic dall'altra parte, c'è nel frattempo la segnalazione di passivo da parte dei direttori di gara, qui la conclusione di Knezevic, palla che è stata deviata, ha battuto l'angolo per il Molteno, qui Soldi si smarca da Zizzo, va alla conclusione trovando un fallo dai 7 metri, una buona azione individuale qui di Soldi, comunque un buon giocatore, lo conosciamo, ha giocato anche in nazionale maggiore. Assolutamente, Soldi è stato molto molto bravo a cercare questo tiro dai 7 metri e a trovarlo. Adesso c'è Sperti contro Voliuvaz. Sì, qui il duello tra Sperti e Voliuvaz, praticamente nessuna finta per l'ala destra del Molteno, che è andato a mettere tranquillamente in maniera quasi anche irrisoria il pallone alle spalle di Voliuvaz per il 6-4, sempre a favore il punteggio però della Banca Popolare Fondi, che adesso conduce solo più 2, si è riportata in attacco Arena. Vulic taglia il campo, Pennacchio quasi a fare il doppio pivot, Arena, De Torre ancora su Arena, stava per intercettare il pallone il Molteno, lo fa in questo momento con Sperti, riparte velocemente Carlo Sperti che poi prova a fare un numero clamoroso, non volendo cercare la semplicità, Sperti mette il pallone fuori, ringrazia Fondi che riparte dall'altra parte, Pennacchio, il mancino di Pennacchio, arriva la rete della Banca Popolare Fondi, 7-4, gol mangiato da una parte, gol segnato dall'altra. Esatto, come succede spesso. E qui nel frattempo lasciami sottolineare come Andrea Dall'Aglio in un fazzoletto si gira, va a mettere il pallone del 7-5 dentro. Andrea Dall'Aglio, lo ripetiamo, lo conosciamo qui a Fondi perché ha disputato 3 bellissime stagioni con la casacca rosso-blu. Dallo scorso anno arriva al Molteno, ci ha fatto vedere ancora una volta le sue doti di pivot in attacco. Dunque 7-5 per la Banca Popolare Fondi, ma ora
è il Molteno che si è riversato in attacco alla squadra di De Santis, che deve difendersi. Dall'aglio Soldi si fa vedere Dinko Dedovic. Soldi lo scarico su Sperti, ma gli spazi sono praticamente chiusi per l'ala destra di Molteno. Knezevic a pescare dall'aglio, l'aveva anche trovato, poi è arrivato però la trattenuta sul pivot di Molteno, quindi 9 metri che è appena stato battuto. Alonso raccoglie il pallone, spara alto e qui praticamente si spara anche un amen. Voglio Vazze, pallone che è terminato fuori, si è salvata la difesa della Banca Popolare Fondi. De Torre, come prima, come in molte circostanze, subito di prima a cercare Pennacchio, pallone intercettato, terminato tra le mani di Molteno, del Molteno. Dunque 9 metri a favore della Banca Popolare, battuto in questo momento. È entrato anche Jonas Matalo, vedete, in posizione di terzino destro. E anche Daniele Ponticella che fa rifiatare Francesco Cascone. Ecco Vittorio, è questa forse una delle armi in più del Fondi in questa fase della stagione, perché la panchina è lunga e mister Giacinto De Santis può far rifiatare molto i suoi a disposizione. Sicuramente gli innesti di Matà, di Fernando Marquez sono stati di vitale importanza per la Banca Popolare Fondi. Hanno allungato ovviamente la panchina. Ponticella, Vulic, Matà, il mancino no, lo scarico poi su Ivan Vulic. Quindi deve nuovamente ragionare la manovra di attacco la Banca Popolare Fondi. Vulic dà le indicazioni ai compagni. Il tiro di Vulic che sorprende Randes, termina dentro 8-5, Fondi che si riporta sul più 3. E ora Molteno che si ripresenta in attacco velocemente, il fallo commesso da Luigi Arena su Daniele Soldi. Circolazione di palla della squadra lombarda. Soldi, Knezevic, Dedovic, ancora Knezevic, si fa vedere dall'aglio che scarica all'indietro su Dedovic. Soldi prova a trovare lo spazio, non lo trova e quindi si ragiona ancora una volta e si va da Knezevic. Il destro di Knezevic, un destro fulminio di Marco Knezevic, giocatore classe 93 di origine serba. Qui ha fatto valere tutte le sue doti balistiche. Ha messo dentro il pallone dell'8-6 più 2 per la Banca Popolare Fondi. Gran gol di Knezevic, Giorgio. È un po' il suo colpo. Lo ricordiamo sin da quando era arrivato qui in Italia a Fasano, ma anche qui a Molteno spesso ci delizia di questi colpi da fuori. Intanto è entrato anche Piero De Benedetto. E De Benedetto, eccolo, lo vediamo qui in posizione centrale, ha scaricato su Vulic. Il tiro di Vulic era anche particolarmente angolato, si è opposto alla grande Gabriele Randes, che ha detto di no al terzino croato della Banca Popolare di Fondi, che però si rifà dopo praticamente nemmeno 10 secondi. Ivan Vulic, 9-6, gran gol all'angolino, gran palla questa. Sì, ottima la rete di Ivan Vulic, ma anche da segnalare la bellissima parata di Randes nell'azione senza subito dubbio, precedente. Stato nel frattempo con il numero 7 per il Molteno, Giacomo Redaelli, giocatore classe 1977. Soldi con il mancino, traversa rete, gran gol di Daniele Soldi, giocatore classe 1994, ex Cologne. Per lui anche un'esperienza in Francia lo scorso anno, è tornato al Molteno dopo lo scoppio della pandemia, quella che tutti sappiamo, da Covid-19. Pulic, Banca Popolare di Fondi in attacco, che conduce sul più 2, 9-7 a favore della squadra di casa. Qui il mancino di Matà, si oppone Randes, anche se il tiro di Jonas Matà non era particolarmente potente. Alonso, Radaelli, Sperti, poi Soldi, ancora Radaelli, dialoga con Knezevic, si fa vedere Soldi, ancora Knezevic che ha provato a servire sui 6 metri
Andrea Dall'Aglio, nulla da fare per il Molteno. Parte qui la Banca Popolare Fondi, Piero De Benedetto, Matà, il mancino di Matà, palla a farla a rimbalzare, palla che però termina fuori, nulla da fare per il Fondi che sciupa ancora una volta un'azione di attacco. Il Molteno che ne approfitta e con calma si riporta dalle parti della difesa del Fondi, che si difende sempre con una 6-0, tutti sulla linea dei 6 metri, gli uomini di Giacinto De Santis, Soldi, Reda Knezevic, Reda Elli, ancora Knezevic, il tiro di Knezevic a sorprendere Voliuvaz, e qui adesso bisogna un attimino registrare qualcosa in difesa ma anche in attacco, attenzione però perché Fondi si riporta velocemente a voler far male al Molteno. Vulic sui 6 metri a voler cercare perlomeno Daniele Ponticella, non si è concretizzato il passaggio del croato sul compagno. Molteno c'è in attacco, il passi qui fischiato al Molteno da parte dei direttori di gara, i signori Cardone. Matà, Fondi che arriva in zona di attacco, ancora Jonas Matà con il pallone tra le mani, lo scarico per De Benedetto, ancora Matà, esce Vulic nel frattempo ed entra Fernando Marquez al suo posto. Marquez lo vedete in posizione centrale, ora si è spostato in posizione di terzino sinistro, eccolo Marquez, De Benedetto, Cascone, Fernando Marquez, ancora Piero De Benedetto, è ben schierato in difesa il Molteno, va alla conclusione dalla distanza De Benedetto, si impone Randers senza nessun problema, 9-8, ora il Molteno ha l'opportunità di andare a pareggiare i conti. Dall'Aglio si gira e trova una gran rete, 9-9, eccolo qua, arrivato il pareggio del Molteno. Dicevo prima, bisogna registrare qualcosa in difesa, adesso anche in attacco per il Fondi. Sì, sicuramente c'è bisogno della stessa grinta dei primi minuti, però ecco, insomma, anche il Molteno è cresciuto molto e la partita è molto maschia e si fanno sentire i due punti in palio. Marquez, Fondi in zona di attacco, Piero De Benedetto, ancora Marquez a liberare Cascone che anche complice una deviazione mette dentro il pallone del 19, quindi ritrova il vantaggio la Banca Popolare Fondi più 1 quando sono trascorsi 19 minuti e 10 secondi in questo primo tempo. Qui gli arbitri chiamano l'intervento dello spazzolone, allora noi ne approfittiamo per andare a leggere quelle che sono le altre sfide di giornata. Ripetiamo, c'è stata la sfida delle 15 tra Albatros, Siracusa e Siena che si è conclusa con il risultato di 34-29 a favore del Siracusa. Poi si sta giocando questa delle 17:30 tra Fondi e Molteno, alle 19 ci sono le tre sfide tra Merano Bolzano, Trieste Cassano Magnago e Conversano Pressano, rinviata a questa poi di Unor Fasano Eppano. Domani 28 marzo alle ore 15 si giocherà Sassari contro Santarelli Cingoli. Nel frattempo ripresa qui la partita, ripreso il gioco al Palasport di Fondi con il Molteno, fa girare il pallone Redaelli, Soldi, si fa vedere Knezevic, ancora con il numero 7 Redaelli con il destro, Giacomo Redaelli, 10-10, bella azione del Molteno, bella anche la conclusione di Giacomo Redaelli che ha messo dentro il pallone della parità. Matà, Marquez, ancora Fernando Marquez, centralmente va da Jonas Matà, si fa vedere Ponticella che si appoggia su Marquez, poi De Benedetto perde il pallone in attacco qui Fondi e quindi Sperti può ripartire con tutta la sua velocità, poi sbaglia il passaggio e quindi Zanghirati recupera il pallone, De Benedetto perde ancora il pallone e il Fondi in attacco, qui una serie di errori clamorosi da una parte e dall'altra ed è arrivato il fallo fischiato a favore del Molteno. Ancora una volta viene chiamato l'intervento dello spazzolone,
qui è arrivato il time out chiamato dalla panchina del Molteno, chiamato da Salvatore Onelli. Noi andiamo in pubblicità. Ci siamo oggi come c'eravamo oltre 100 anni fa. Siamo da sempre al vostro fianco, al fianco di ogni imprenditore, di ogni famiglia che cresce, finanziando i vostri progetti, le vostre idee, facendo crescere i vostri risparmi, custoditi in una solida banca. Banca Popolare di Fondi, dal 1891, vicina per tradizione, attenta per scelta. Quindi punteggio di 10-10 tra Fondi e Molteno dopo 21 minuti di gioco. Ti aspettavi questo inizio di partita, Giorgio? È una partita molto scoppiettante, lo abbiamo detto all'inizio. Nessuna delle due squadre vuole perdere. Il Molteno vuole lasciare al più presto l'ultimo posto in classifica. Il Fondi vuole continuare la striscia positiva e mettere più punti possibili tra loro e la zona calda della classifica stessa. Molteno che tra poco riprenderà il gioco, lo farà con il numero 9 Gioele Mella, centrale classe 1997. Si attende solo il fischio dei direttori di gara, poi praticamente si potrà ripartire. Il fischio arriva in questo momento. Il Molteno con il pallone tra le mani si avvicina pian piano alla difesa della Banca Popolare Fondi. Redaelli, Knezevic, Mella, Knezevic, Redaelli. Ancora il Molteno dall'altra parte, viene servito libero solo Soletto. Carlo Sperti, 11-10, qui il Molteno va a trovare il primo vantaggio del match che arriva dopo 21 minuti. E adesso è il Fondi che dovrà rincorrere lo svantaggio. Bulic, Mata, ancora Ivan Bulic, con tutta la calma del mondo Fondi. Mata, Bulic, si fa vedere Marquez che viene servito in questo momento. Arena, ancora Luigi Arena, le sue solite serpentine, poi con il piedone sinistro. Randes dice di no, ma c'era stato un fallo dei 9 fischiato a favore della Banca Popolare Fondi, fallo che verrà battuto da Daniele Ponticella. È stata un'azione bella da parte del Fondi, Vittorio, chiusa con questo fallo, però da segnalare l'ennesima parata di Randes. Randes che si conferma una vera e propria saracinesca. Arena perde per un attimo il pallone, arriva la segnalazione di passivo, quindi deve andare subito più velocemente possibile alla conclusione del Fondi. Vulic fa una piruetta su se stesso, poi vanifica tutto buttando il pallone tra le mani di Gabriele Randes. Riparte il Molteno, anche se è stato veloce il Fondi a schierarsi in difesa. Mella, Knezevic, Redaelli. Knezevic centralmente ha provato a servire il compagno libero in ala sinistra, si trattava di Samuele Riva. Knezevic che serve compagno in attacco, non si concretizza qui l'azione del Molteno e arriva il timeout chiamato da Giacinto De Santis e noi ancora una volta partiamo con un breve spot pubblicitario. Imballaggi Fidaleo, il punto di riferimento per imballaggi in legno, plastica, cartone. La nostra produzione è totalmente ecosostenibile. Imballaggi Fidaleo, dal 1963 al servizio del cliente. Imballaggi Fidaleo, via Appia, Fondi. Time out terminati, siamo tornati live qui al Palasport di Fondi dove
La squadra di casa allenata da Giacinto De Santis tra poco beneficerà di questa ripartenza, di questa rimessa in gioco dopo appunto il time out chiamato dallo stesso De Santis per registrare qualcosa tra i suoi. Si riprende a giocare con il Fondi in possesso di palla. Mata centralmente si appoggia su De Benedetto, Pulic, ancora De Benedetto. Matà, De Benedetto, si fa vedere Zanghirati che va a tagliare il campo, ma il pallone tra le mani di Vulic che scarica su De Benedetto. Pallone raccolto da Matà. Si difende bene il Molteno in questa circostanza. Vulic a cercare Zanghirati che con qualche difficoltà va, prova ad andare alla conclusione. Ci sarà un tiro da 7 metri ed è arrivato anche un 2 minuti. È sanzionato a Gligic, se non abbiamo visto male. Sì, credo di sì, e credo che ci sia anche un problemino alla caviglia per Zanghirati. Vediamo che... un attimo cosa succede, ovviamente ci auguriamo che Dario Zanghirati possa rialzarsi e riprendere al meglio l'incontro, anche se adesso lo accompagnano fuori Zoppicante. Speriamo che non sia nulla di grave per lui. Vedremo se potrà continuare Zanghirati, ma lo vedo praticamente disperato a terra che sbatte le mani, quindi credo che il problema sia abbastanza serio. Nel frattempo, lo ricordiamo, il Fondi tra poco beneficerà di un 7 metri sul punto di battuta, lo vedete. C'è Piero De Benedetto con il numero 6, sfida tra De Benedetto e Randes, 11-10 a favore del Molteno, e qui spreca tutto Piero De Benedetto, spreca l'opportunità di andare sull'11-11, ringrazia Randes, ringrazia Molteno che adesso riparte in attacco e può andare a fare il più 2. Sì, e ringrazia assolutamente Molteno che adesso... vediamo che attacca sempre in 6 perché in 7, scusate, lascia il posto all'attaccante. E in realtà c'è stata un'illusione ottica, a me inizialmente sembrava gol quello messo a segno da De Benedetto, invece la palla era uscita. Palla è terminata fuori, l'ha guardata, l'ha spostata quasi con lo sguardo Randes, qui però il 9 metri per Molteno e arriva anche in 2 minuti per Jonas Matà, quindi Fondi che rimane in inferiorità numerica. Tra poco si riprenderà con un 9 metri, una partita che era cominciata in maniera scoppiettante, adesso ci sono molte interruzioni di gioco da parte dei direttori di gara. Sì, in questi ultimi minuti si è giocato veramente, veramente poco. Veramente pochissimo, sì. Soldi, Knezevic, Redaelli, Molteno in attacco, ancora Daniele Soldi. Voleva Sperti, ma era... praticamente marcato, qui spreca tutto Molteno, questa volta è Fondi che ringrazia ed adesso ha l'opportunità di ripartire la Banca Popolare Fondi, che lo ricordiamo è in inferiorità numerica per la sospensione di 2 minuti subita da Jonas Matà. Vulic, Zizzo, De Benedetto, fa vedere Arena, Vulic a liberare, anzi no, Zizzo, perché il pallone viene deviato. Ancora Vulic, Arena, si inserisce Arena, va alla conclusione, viene fermato Arena e qui ci sarà un 7 metri a favore della Banca Popolare Fondi. Buona azione di Arena che quando comunque raccoglie il pallone è sempre propositivo, fa sempre vedere cose personali belle. Arena è un tipo di giocatore che quando decide di partire verso la porta lo fa senza pensarci due volte e questa volta ha guadagnato un ottimo tiro da 7 metri. Vediamo che cambia come di consueto il tiratore e c'è Vulic dai 7 metri.
Eh sì, questa volta si è portato Vulic dei 7 metri dopo l'errore precedente di De Benedetto, quindi è sfida tra Vulic e Randes. Vediamo questa volta anche Vulic, c'è una maledizione dai 7 per Fondi, il palo di Vulic. Ma il pallone è entrato? È gol. Il gol è stato convalidato, giusto? C'è stato anche un gesto di fair play da parte della panchina del Molteno che ha segnalato la rete. La diciamo. Rete, esatto, sì, l'abbiamo visto. Veramente complimenti per la sportività al Molteno. Quindi 11-11 tra Banca Popolare Fondi e Salumificio Riva Molteno. Soldi, solo Soletto, non lo marcava nessuno qui. Disattenzione difensiva da matita rossa per la Banca Popolare Fondi, perché Soldi era praticamente da solo. Ma sinceramente la superiorità numerica, perché poi abbiamo visto che il Molteno ha attaccato con un uomo in più e ha trovato tutto lo spazio libero Soldi per andare a rete. Vulic De Benedetto, 12-11 a favore del Molteno. Arena fa ancora una volta tutto da solo e qui va a guadagnarsi per la seconda volta il 7 metri la Banca Popolare Fondi con Luigi Arena sul punto di battuta. Si porta Ivan Vulic fino a questo momento da quella linea, 2 errori su 2 del Fondi. Vediamo questa volta cosa accadrà. Buona la terza per la Banca Popolare di Fondi. Vulic fa 12-12 dei 7 metri. Ti correggo, Vittorio, anche nell'occasione precedente era stato gol, c'era stata l'illusione ottica. Esatto, l'illusione ottica, quindi sembrava un palo, invece Vulic aveva preso il paletto interno. 2 su 3 per la Banca Popolare. 2 su 3 per Vulic. Ancora dovevamo realizzare la decisione precedente. Soldi, Knezevic, Redaelli, lo scarico su Samuele Riva che mette il pallone dentro, 13-12, e adesso un Molteno che ogni volta che si affaccia dalle parti del Fondi va a far male. Quasi 27 minuti raggiunti in questo primo tempo, ne mancano poco più di 3 alla fine della prima mezz'ora. Batà, De Benedetto all'indietro per Vulic che litiga con il pallone, poi lo riprende Matà. Vulic a cercare sui 6 metri Ponticella, praticamente braccato da 3 giocatori del Molteno, 9 metri a favore del Fondi. Matà, l'abbiamo detto, è cresciuta la difesa ospite, molto aggressiva in questa azione, l'abbiamo visto, Ponticella che mette a segno una grande rete. Sì, ha raccolto un gran pallone l'ex capitano del Gaeta, Daniele Ponticella, 13-13, ristabilita la parità nel punteggio. Molteno però che si riversa adesso pericolosamente in zona di attacco. Knezevic, Redaelli, Gligic, Mella, fermato qui Gioele Mella, 9 metri a favore del Salumificio Riva Molteno. Knezevic, Gligic scusate, ha rimesso in gioco il pallone. Mella, Redaelli, il destro di Giacomo Redaelli, pallone che termina alto sopra la porta difesa da Voliuvaz. Ora Fondi che può riversarsi in attacco, più occasione importante per la squadra allenata da Giacinto De Santis che può andare a riprendersi il vantaggio. Matà, De Benedetto, Vulic, ancora Piero De Benedetto, lo scarico su Zizzo, troppo forte, troppo alto quel pallone, non lo raccoglie Luciano Zizzo, riparte il Molteno. Redaelli, Knezevic, Mella. Circolazione di palla del Molteno che ragiona, sono scattati 29 minuti in questo primo tempo, mancano praticamente 60 secondi alla fine della prima frazione di gioco. Qui spara alto
il numero 7 Giacomo Redaelli. Sì, da segnalare, Vittorio, la difesa del Fondi in queste due ultime occasioni in cui è andato a tiro Redaelli, gli hanno messo molta pressione, è andato al tiro e ha fatto due errori su due. Lo hanno costretto all'errore. Batà, che benedetto, 30 secondi da giocare, poi si va all'intervallo. De Benedetto, Pulic si fa vedere, Pennacchio che aveva tagliato bene il campo, poi sbatte su muro di maglie giallo-nere. Qui arriva, non si è capito bene cosa, un fallo in attacco di Fondi. Molteno che riparte, 5 secondi da giocare, poi si andrà negli spogliatoi. Arriva il suono della sirena. Ma il Molteno usufruirà di questo tiro libero. La conclusione di Redaelli che sorprende Voljubac, che l'aveva anche toccata, pallone che termina sotto l'incrocio, e quindi il primo tempo si conclude con il Molteno in vantaggio per 14-13. Qui Voljubac poteva, non lo so, dopo trovare meglio. Però dopo i due errori di prima, Redaelli ha fatto una grandissima cosa adesso, regalando il vantaggio ai suoi, e ci sarà da riflettere un pochettino su quest'ultimo minuto. C'è stato chiamato uno sfondo, probabilmente non so se è troppo eccessivo, però ci sta tutto, è una bella partita. E sapevamo che era così, 13-14 vince l'equilibrio. E quindi il primo tempo si conclude con il risultato di 14-13 a favore del Molteno. 10 minuti di intervallo e poi torniamo per raccontarvi il secondo tempo tra Banca Popolare Fondi e Salumificio Riva Molteno. Ci siamo oggi come c'eravamo oltre 100 anni fa. Siamo da sempre al vostro fianco, al fianco di ogni imprenditore, di ogni famiglia che cresce, finanziando i vostri progetti, le vostre idee, facendo crescere i vostri risparmi, custoditi in una solida banca. Banca Popolare di Fondi, dal 1891, vicina per tradizione, attenta per scelta. Leader nella fornitura di tecnologie post raccolta, da 30 anni sul mercato offrendo consulenza, progettazione, installazione e assistenza tecnica. Saim, la tecnologia per il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Imballaggi Fidaleo, il punto di riferimento per imballaggi in legno, plastica, cartone. La nostra produzione è totalmente ecosostenibile. Imballaggi Fidaleo, dal 1963 al servizio del cliente. Imballaggi Fidaleo, via Appia, Fondi.
Ci siamo oggi come c'eravamo oltre 100 anni fa. Siamo da sempre al vostro fianco, al fianco di ogni imprenditore, di ogni famiglia che cresce, finanziando i vostri progetti, le vostre idee, facendo crescere i vostri risparmi, custoditi in una solida banca. Banca Popolare di Fondi, dal 1891, vicina per tradizione, attenta per scelta. Leader nella fornitura di tecnologie post raccolta, da 30 anni sul mercato offrendo consulenza, progettazione, installazione e assistenza tecnica. SAIM, la tecnologia per il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Imballaggi Fidaleo, il punto di riferimento per imballaggi in legno, plastica, cartone. La nostra produzione è totalmente ecosostenibile. Imballaggi Fidaleo, dal 1963 al servizio del cliente. Imballaggi Fidaleo, via Appia, Fondi.
Rieccoci collegati dal Palasport di Fondi, è iniziato il secondo tempo tra Banca Popolare Fondi e Sanumificio Riva Molteno, giornata partita valida per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie A Benetta Maschile. Il primo tempo si è concluso con il risultato di 14-13 a favore del Molteno dopo un inizio scoppiettante del Fondi che era partito molto bene. Il Molteno ha trovato aggressività in difesa mettendo in difficoltà la squadra di De Santis, ora va subito alla conclusione proprio il Molteno, riparte il Fondi Arena, fa tutto da solo, trova il varco giusto e va a fare subito 14-14 dopo 40 secondi, non ci si poteva aspettare inizio migliore per Fondi Giorgio, attenzione però perché il Molteno qui spara alto e spreca, adesso può ripartire la squadra di De Santis, Marquez, Zizzo, il palo di Zizzo sfortunato, ma direi che è partito molto bene il Fondi. Sì, decisamente, Voliuaz ci ha messo due volte, una volta le mani, una volta i piedi, e poi questa volta in questa occasione è stato molto sfortunato Luciano Zizzo che ha colpito il palo con un tocco morbido in contropiede, però il Fondi c'è, ma vediamo che anche il Molteno non molla. Fondi che praticamente in 50 secondi poco più poteva trovare due reti e andare in vantaggio, così non è stato, si rimane solo 14-14 e ora resta a guardare il Molteno che attacca, il fallo qui fischiato dai direttori di gara, fallo dai 9 metri a favore del Molteno, Knezevic, Dedovic, Redaelli, viene fermato, pallone che termina fuori, riparte la Banca Popolare Fondi, Arena, Marquez, Ulic, scusate, Arena ancora, fa tutto da solo, poi va alla conclusione, trova l'opposizione con la probabilmente, scusami Gabriele Vittorio, Randes. Ma credo che qui ci fosse un tiro dai 7 metri non ravvisato dalla Arena. Coppia arbitrale. È rimasto nel frattempo a terra un giocatore del Molteno, non riusciamo a capire di chi si tratta dalla nostra postazione, ma dovrebbe essere Andrea Dall'Aglio, sì, è proprio lui che si rialza in questo momento, lo vedete zoppicante, viene accompagnato fuori dallo staff tecnico del Molteno. 14-14 dopo due minuti trascorsi in questo primo tempo, Fondi che è schierato in difesa, Fondi che aspetta l'avanzata degli avversari, Molteno che lo ricordiamo è ultimo in classifica a 7 punti, Fondi più sopra di 5-12, una partita, lo ripetiamo per l'ennesima volta, delicatissima tra queste due squadre per quello che è un vero e proprio scontro salvezza, come abbiamo detto in apertura, Giacinto De Santis, l'allenatore del Fondi, l'ha definita la partita più difficile della stagione. Soldi, circolazione di palla del Molteno, il passaggio qui aveva trovato a far passare il pallone dietro la schiena, Soldi, Mata, Vulic, fermato Ivan Vulic, 9 metri per la Banca Popolare Fondi, De Benedetto, anzi no Arena, De Benedetto servito in questo momento, Vulic, Luigi Arena, ancora per Ivan Vulic, poi Piero De Benedetto, dialoga la batteria di terzini di Giacinto De Santis, De Benedetto all'indietro su Vulic, il tiro di Vulic, palla a rimbalzare sotto le gambe di Gabriele Randes, 15-14, ritrova il vantaggio la Banca Popolare Fondi, attenzione però perché il Molteno si è già riversato in attacco, Soldi, Dedovic, Knezevic, a liberare Sperti che con un pallonetto come nel primo tempo mette il pallone alle spalle di Voljovac, 15-15, ma non c'è un attimo di respiro perché il Fondi in possesso di palla si è portato velocemente in zona di attacco. Arena, De Benedetto, Vulic, ancora Piero De Benedetto, lo scarico su Luigi Arena che va alla conclusione, il palo
c'era stato però uno sfondo in attacco di Arena dall'altra parte, il Molteno con Sperti, poi si oppone Voljubac, ma Sperti aveva raccolto il pallone all'interno dell'area dei 6 metri, quindi è stato ravvisato il fallo del giocatore del Molteno. Qui ancora un'ingenuità di De Benedetto in attacco, che ha fatto passi. Adesso, qui, adesso uno dei direttori di gara richiama all'ordine Arena e Dedovic. La partita combattuta, lo ripetiamo, Giorgio, lo si vede anche in queste circostanze. Certo, assolutamente. Molto, molto agonismo, una partita molto maschia da ambo le parti, e l'abbiamo visto anche in questa, in quest'ultima occasione. E però ecco, abbiamo detto che è una partita molto importante, però ricordiamo sempre che la stagione è molto lunga, termina il 2 giugno, ci sono ancora diverse gare da giocare. Molteno in attacco, Dedovic, il giocatore bosniaco, aveva scaricato sul compagno centralmente. Qui il fallo di Luciano Zizzo su Marco Knezevic, e arriva anche il 2 minuti fischiato a Zizzo, che quindi deve abbandonare il campo per i prossimi 120 secondi. E Fondi che rimane in inferiorità numerica e adesso deve difendersi con un uomo in meno la squadra di De Santis. Prima però l'intervento dello Spazzolone per garantire ovviamente l'incolumità in campo dei giocatori. Si riprende a giocare con il Molteno in possesso della sfera di gioco, Alonso, Dedovic, Knezevic, giro palla della squadra di Salvatore Onelli. Knezevic l'altra parte a servire Soldi, che spara su Voljubac, dice di no il portierone ucraino della Banca Popolare. In Fondi riparte la squadra di De Santis, Mata a cercare servire Arena, che viene atterrato. Anche qui secondo me in una, c'è stata un'azione reiterata da parte della difesa ospite, poteva esserci qualcosa in più per il Fondi, che comunque rimane in zona d'attacco. E diciamo che Voljubac ci sta mettendo più di una pezza. Fondi si in attacco con Bulic, che si appoggia su Pennacchio, che taglia il campo, va a liberare il mancino Pennacchio facendo un gran gol, 16-15, bel taglio, bella conclusione di Nestor Pennacchio. Un gol importante questo di Nestor Pennacchio, perché in inferiorità numerica è da dire che lui questi colpi ce li ha. Spesso lo abbiamo visto che si fa trovare pronto. Attenzione per qui, perché Esteban Alonso va a mettere dentro il pallone che vale il 16-16, ritrova il pareggio Molteno. Intanto vediamo che tra le fila rosso-blu ha fatto l'ingresso in campo con il numero 7 Alessio Miceli nel ruolo di ala sinistra, e ancora una volta Giacinto De Santis rinuncia ad attaccare con il proprio portiere per mettere un giocatore di movimento. Santis che si sta giocando tutte le carte a disposizione in questo match, ovviamente, in cui bisogna anche gestire le energie di diversi giocatori, soprattutto di quelli tra virgolette più importanti, che hanno più minutaggio nelle gambe. Dedovic, sciupata l'azione in attacco di Fondi, perché era arrivato un fischio dei direttori di gara. 16-16, adesso è il Molteno che attacca. Soldi, Knezevic, Soldi, e poi Dinko Dedovic. Si fa vedere Andrea Dall'Aglio, lo scarico ancora su Dedovic. Knezevic a liberare Sperti sui 6 metri come un pivot. Sperti si è liberato benissimo, raccoglie il pallone, lo mette dentro e fa 17-16 per i suoi. Attenzione però, perché il Fondi è già arrivato in zona di attacco. Arena che ci schia con il pallone, poi lo recupera.
De Benedetto, la serpentina serve sui 6 metri Cascone che raccoglie il pallone, non sbaglia, 17-17, ma che bella partita adesso, Giorgio. Una bellissima partita, spero che tutti se la stiano gustando sui canali di Leve Sports, è veramente una bellissima gara, Vittorio. Arena, Fondi che si riporta in attacco, Vulic trova il gol, ma gli arbitri avevano fischiato poco prima lo sfondo, quindi si rimane sul punteggio di 17-17. Siamo entrati nel nono minuto di questo secondo tempo. In una partita che siamo sicuri sarà combattutissima fino alla fine. Tedovic, Soldi, giro palla della squadra di Salvatore Onelli. Dedovic, Soldi con il mancino, palla che termina fuori, mi era sembrata dentro, poi Voliuvas fa ripartire subito dall'altra parte velocemente Luciano Zizzo che trova un pallonetto micidiale, bellissimo Luciano Zizzo, 18-17 più 1, rimesso la freccia alla Banca Popolare Fondi, attenzione però dall'altra parte in scioltezza Knezevic sotto l'incrocio, 18-18, qualità tecnica impressionante. Sì, sì, un gesto tecnico fantastico, come del resto il lancio di Voliuvas per Zizzo in precedenza e la freddezza di Luciano. L'ha fatto sembrare facile quel gol Knezevic, ma facile non lo è. Esattamente. Cascone, Fondi in possesso di palla, Vulic, De Benedetto, Arena, allo spazio davanti a lui, prova ad infilarcisi, poi 9 metri. Fischiato dai direttori di gara, i signori Cardone. Vulic palleggia e temporeggia il terzino croato della Banca Popolare Fondi, il pallone arriva dalle parti di Arena, poi De Benedetto, ancora Luigi Arena al scarico per Pennacchio che viene braccato da Dedovic in difesa, 9 metri per Fondi. C'era stata la segnalazione di passivo, arriva però anche il time out chiamato sulla panchina della Banca Popolare Fondi e noi andiamo in pubblicità. Ci siamo oggi come c'eravamo oltre 100 anni fa. Siamo da sempre al vostro fianco, al fianco di ogni imprenditore, di ogni famiglia che cresce, finanziando i vostri progetti, le vostre idee, facendo crescere i vostri risparmi, custoditi in una solida banca. Banca Popolare di Fondi, dal 1891, vicina per tradizione, attenta per scelta. Terminati i time out, ritorniamo live al Palasport di Fondi, risultato di 18-18, mancano 20 minuti da giocare, cosa ti aspetti Giorgio in questi ultimi 20 minuti? Mi aspetto una partita così come i primi 10 minuti del secondo tempo, una partita punto a punto, colpo su colpo, la posta in palio, l'abbiamo detto, è molto ampia. Ma nessuna delle due squadre vuole lasciare punti all'altra. Sei ripreso a giocare con il Fondi in possesso di palla, c'è la segnalazione di passivo segnalata dai direttori di gara. De Benedetto deve accelerare la conclusione verso la porta, la squadra di De Santis lo fa anche bene con Luciano Zizzo, 19-18. Va sul più uno la Banca Popolare Fondi, Molteno e Giverogia in attacco, viene servito sui 6 metri Dall'Aglio che in scioltezza raccoglie il pallone, lo mette alle spalle di Voliuvas e fa 19-19. Dall'Aglio lo conosciamo, questi colpi ce li ha, è stato anche servito egregiamente direi. Esattamente, lo conosciamo molto bene, ha lasciato un ottimo ricordo qui a Fondi, Andrea Dall'Aglio si è fatto trovare pronto e non ha detto di no insomma. Situazione di parità, quindi 19-19 tra Banca Popolare Fondi e Salumificio Riva Molteno. Fondi ora in possesso di palla che
gestisce questa azione di attacco. De Benedetto, il palleggio, poi lo scarico su Luigi Arena, che viene messo giù violentemente da Esteban Alonso, e arriva a un 2 minuti sanzionato all'ala sinistra del Molteno. Molteno che quindi rimane con un uomo in meno adesso, e Fondi che ne deve necessariamente approfittare. Miceli nel frattempo va a ricoprire nuovamente il ruolo di ala sinistra con Zizzo che si accomoda in panchina. Eccolo qui Miceli, De Benedetto, Arena sui 6 metri, trova benissimo Cascone, 20-19, bella azione di Fondi, qui complice anche l'uomo in più. Sì, ma un'azione quasi fotocopia a quella precedente in cui il Molteno ha mandato in gol Dall'Aglio, qui un ottimo passaggio per Francesco Cascone che con freddezza ha battuto il suo ex compagno di squadra Randes. La partita praticamente combattuta punto su punto dall'inizio di questo secondo tempo. Soldi si appoggia su Knezevic, poi Dedovic, palla a girare, un effetto stranissimo, non può nulla Voljubac, 20-20, bel gol di Dinko Dedovic, che quindi riporta il match sui binari della parità. De Benedetto, la Banca Popolare di Fondi adesso prova a scardinare la difesa di Molteno ragionando con questi passaggi. Arena che viene fermato da Andrea Dall'Aglio, ci sarà un 9 metri a favore della squadra in maglia rosso-blu. Vulic, De Benedetto, Vulic, Arena, ancora Arena che si gira, lo scarico per Pennacchio che era da solo in posizione di ala destra, il pallonetto di Pennacchio che si fa trovare pronto. Buona partita di Nestor questa veramente sera. Veramente bella questa rete, e mi veniva da pensare, guardando all'azione precedente, ne sta prendendo Gigi Arena oggi, cerca di incunearsi sempre, un gladiatore oggi, sì. Dall'Aglio, Molteno in attacco, Knezevic si appoggia su Soldi, deve indietreggiare però la squadra lombarda, ancora Knezevic, le finte, non trova gli spazi giusti per andare alla conclusione. Soldi invece lo trova, lo scarica in porta, trova il 21-21, Daniele Soldi quando si affaccia da quelle parti fa sempre male con il suo mancino. Qui c'era anche arrivato Voglio, ma se poi il pallone è terminato dentro. Certo, per la squadra ospite in questa fase la stanno portando su molto le giocate individuali. E vediamo, sì, anche qui questa parata di Randes su Miceli. Sì, ho visto l'errore di Randes che si è opposto benissimo ad Alessio Miceli, che aveva provato ad angolare il tiro sparando però troppo centralmente sul portiere avversario. De Benedetto, messo giù Piero De Benedetto, ci sarà 9 metri per la Banca Popolare Fondi. Vulic, De Benedetto, Arena, il tiro di Arena che trova il varco giusto in porta con Randes che era leggermente uscito, si era leggermente staccato dalla linea di porta, e Arena in maniera molto scaltra ha visto quello spazio e è andato a indirizzare il pallone proprio lì, trovando la rete del 22-21 a favore della Banca Popolare Fondi. Ma che partita, Vittorio, molto 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 bella, veramente dall'inizio fino a questo momento una partita bellissima. Dedovic, Molteno che fa girare ora il pallone, ancora Dedovic, il tiro, palla che si stampa sulla traversa, viene raccolta oltre alla linea di metà campo da Knezevic. Dall'altra parte Dedovic va a trovare benissimo Andrea Brambilla, se non abbiamo visto male, pallone che termina però fuori, si salva in questa circostanza la Banca Popolare Fondi, e ora è entrato anche Jonas Matà in posizione di terzino destro a dar manforte suoi. Pulic,
De Benedetto. Circolazione di palla della squadra di casa. Mata. De Benedetto si appoggia dall'altra parte dove c'è Bulic. Si fa vedere Pennacchio che viene servito. De Benedetto, Bulic, anzi no, viene servito Mata. Il sinistro di Mata che non lascia scampo a Gabriele Randes. 23-21 e adesso il Fondi ritrova il doppio vantaggio. Sì, da sottolineare inoltre come mister De Santis riesce a far ruotare tutta la rosa a sua disposizione. Adesso c'è un 2 minuti combinato a Luciano Zizzo e presumibilmente per i prossimi 120 secondi Fondi costretto a giocare ancora una volta uno in meno. Eh sì, Luciano Zizzo che va a prendersi il suo secondo due minuti della partita. Fondi adesso con 6 uomini in campo contro i sette del Molteno. Deve difendersi da questo attacco la squadra allenata da Giacinto De Santis. Knezevic su Dedovic. Soldi con il mancino, viene fermato Daniele Soldi. Ci sarà un 7 metri a favore del Molteno. Propositivo Soldi che poi è stato messo giù. Adesso dalla linea dei 7 sarà sfida tra Carlo Sperti e Maxim Boliuvaz. Con finta o senza finta? Staremo a vedere. Nel primo tempo non l'ha fatta, nemmeno questa volta. E la mette dentro Sperti, cecchino infallibile dai 7 metri Carlo Sperti. 23-22. Riduce di un gol il gap di svantaggio il Molteno. Mata, Fondi con il pallone in proprio possesso. Ancora Mata, si appoggia su De Benedetto, si fa vedere Ponticella. Ancora Jonas, Mata fa girare il pallone Fondi. De Benedetto vuole trovare gli spazi giusti per andare a far male al Molteno. De Benedetto, Bulic sui 6 metri per Ponticella, raccoglie il pallone però il Molteno con Sperti. Dall'altra parte Boliuvaz si oppone, gran parata di Maxim Boliuvaz. Adesso per un attimo era sguarnita la difesa di Molteno che però si riposiziona velocemente, ogni giocatore è andato a ricoprire il proprio ruolo. E ora De Santis con l'uomo in meno che rinuncia a Boliuvaz, schierando quindi l'extra player in campo. Nel frattempo arriva la chiamata dello spazzolone. ...17:40 sul cronometro in questo secondo tempo. Il tempo non sembra trascorrere mai questa sera. Certo, è vero. La partita è molto bella, molto intensa. Anche molto lunga ancora. Molto lunga ancora. Si è ripreso a giocare, Fondi in attacco, Mata. De Benedetto. Viene fermato l'argentino, viene messo giù. Che è un classe 96, ex giocatore del River Plate nel campionato argentino. 9 metri per la Banca Popolare Fondi. Arriva adesso il fischio dei direttori di gare, quindi si riprende a giocare. De Benedetto, Bulic. Centralmente De Benedetto, all'indietro su Ivan Bulic. Mata. Ancora Bulic, si fa vedere Pennacchio. Con il mancino Pennacchio che poi va alla conclusione, palla che sibila al lato della porta difesa da Gabriele Randes. Molteno ora si riporta velocemente in attacco. Sperti con il mancino, non sbaglia, fa valere tutta la sua esperienza Carlo Sperti. 23-23 e il Molteno va a ritrovare il pareggio. Buona azione qui del Molteno. Assolutamente una buona ripartenza, anche se probabilmente nell'azione precedente poteva esserci un fallo sul Fondi, su Pennacchio. Bulic, De Benedetto all'indietro su Mata,
che serve Vulić. De Benedetto vuole lo spazio per servire il compagno ma non lo trova, e quindi Molteno recupera il pallone con Alonso dall'altra parte. La gran risposta di Maxim Bogliuvaz, attenzione però perché non è finita, ancora una volta Bogliuvaz prima su Alonso poi su Soldi, due interventi miracolosi del portiere di fondo. Questo portiere è fenomenale, è veramente di un altro pianeta. Grande risposta, due risposte immediate di Bogliuvaz, ripetiamo, prima su Alonso poi su Soldi. Quella su Alonso clamorosa perché a distanza davvero ravvicinata, buona la scelta di uscita dell'estremo difensore di fondi a dire di no al giocatore di Molteno, e quindi si è rimasti sul 23-23 e ora la Banca Popolare Fondi con il pallone tra le proprie mani si riprende a giocare in questo preciso istante. Mata, Vulić, pallone per Ponticella, poi ancora Mata, Arena, Vulić, esce su di lui fallosamente David Gligic che si becca un due minuti. Qui intervento scomposto del pivot di Molteno. Sì, è il numero 36 dell'Orto che... Sì, dell'Orto, chiedo scusa, ho visto male. Si è fatto trovare un po' impreparato e ha lasciato i suoi in inferiorità numerica. In un momento clou della gara. Si riprende a giocare Vulić, Fondi che vuole andare a far male al Molteno. Mata, Vulić, ancora Jonas Mata, Arena, poi arriva il fallo in attacco fischiato a Daniele Ponticella che forse volontariamente aveva oltrepassato la linea dei 6 metri, l'area dei 6 metri. 20-18 sul cronometro e arriva il timeout chiamato dalla panchina del Molteno da Salvatore Onelli. Mini pubblicità per noi. Imballaggi Fidaleo, il punto di riferimento per imballaggi in legno, plastica, cartone. La nostra produzione è totalmente ecosostenibile. Imballaggi Fidaleo, dal 1963 al servizio del cliente. Imballaggi Fidaleo, via Appia, Fondi. Terminano adesso i timeout qui al Palasport, timeout ricordiamo chiamato da Salvatore Onelli sulla panchina di Molteno per evidentemente registrare qualcosa tra i suoi. Punteggio di 23-23, perfetta parità quindi tra le due formazioni. Adesso tra poco si riprenderà a giocare con il Molteno in possesso di palla. Molteno che ha la concreta opportunità di andare a mettere dentro il pallone del 24-23, vediamo come si svilupperà questa azione di attacco. Soldi, Dedovic, serve centralmente Marco Knezevic, poi pallone che rimpalla sulla difesa del Fondi. Knezevic, serve Dedovic, è rimasto a terra Knezevic che però poi si rialza, il tiro indirizzato verso la porta di Bogliuvaz che poi difende benissimo il pallone, riparte Fondi con Arena, Vulić supera l'avversario, il pallone per Cascone che aveva provato, per Zizzo scusate, che aveva provato a scavalcare Gabriele Randes senza però riuscirci, e quindi Molteno che ne ha approfittato, si è riversato in attacco e adesso fa girare con calma la sfera di gioco.
un gioco un po' più rallentato in questa fase, ragionano un po' di più le due squadre, mancano 10 minuti, siamo nel momento decisivo. Soldi che si è spostato in posizione di terzino sinistro, qui raccoglie il pallone Dall'Aglio e poi lo scarica in porta con tutta la violenza che aveva in corpo Andrea Dall'Aglio. 24-23 per il Molteno, che quindi ritrova il vantaggio con l'ex di questa partita Andrea Dall'Aglio. E ora la Banca Popolare Fondi è costretta a rincorrere lo svantaggio. Matà si appoggia su Buric, nelle vicinanze c'è Arena che ancora una volta si mette in solitaria, viene chiamato però lo sfondo in attacco contro la Banca Popolare Fondi. E adesso ne approfitta Molteno che riparte con il pallone in proprio possesso. Alonso, Dedovic, Knezevic e poi Daniele Soldi. Sulla linea dei 6 metri si difende la Banca Popolare Fondi. Adesso prova a trovare gli giusti spazi il Molteno. Soldi che elude la difesa di Matà, mette questo pallone dentro che va in staccarsi in rete. 25-23 più 2 per Molteno. Qui Matà poteva fare qualcosa di più in difesa, Giorgio, secondo te? Ma non credo, penso che comunque la difesa stia giocando abbastanza bene. E qui è stato un bel gol quello messo a segno dal Molteno, che è andato sul più 2. Da dire che anche prima c'era stata una bella rete siglata da Arena e annullata, era la rete del pareggio. Sì, quindi adesso è stata un'azione confusionaria in attacco con Buric, esatto. È andato alla conclusione. Randes si è opposto, poi il pallone è riconquistato dalla squadra lombarda che adesso gestisce comodamente questa azione di attacco con 2 gol di vantaggio. Dall'Aglio, Knezevic, Daniele Soldi su Marco Knezevic, il sottomano, che violenza, quanta potenza un missile di Knezevic, più 3 di Molteno. Vulic, Matà, ancora Vulic, dai 9 metri in fondi all'indietro Matà su Pennacchio, aggressiva, no, di più la difesa di Molteno adesso. Sì, più 3, ma è ancora lunga la partita, infatti la panchina rossoblu predica molto calma. Previga calma anche Giacinto De Santis in panchina, confinato nella sua area tecnica. 26-23 a favore del Molteno. Dopo l'intervento dello Spanzolone si riprenderà a giocare e il Fondi metterà in gioco il pallone con un 9 metri dalla linea tratteggiata. Vulic si è ripreso a giocare, Matà, ancora Ivan Vulic, serve De Benedetto, pallone deviato, ma il Fondi rimane lì, viene rimesso in gioco il pallone, Matà, De Benedetto, Cascone, Jonas Matà si porta centralmente, poi serve Vulic a liberare De Benedetto, Zizzo che non si capisce con il compagno, non riesce a raccogliere il pallone, qui azione in attacco che non si concretizza per la Banca Popolare Fondi. Eh sì, adesso la partita, come dicevamo, è lunga, ma adesso è dura perché mancano meno di 5 minuti e il Molteno attacca per l'eventuale più 4. Knezevic, Soldi, Dall'Aglio, servito Dedovic in questo momento, Soldi raccoglie il pallone, poi però c'è l'infrazione, palleggio regolare di Soldi, Fondi che riparte in attacco, lo fa con Matà, De Benedetto, le finte di De Benedetto, pallone che poi termina nell'area di Gabriele Randes, 9 metri però per Fondi già battuto. Vulic, Pennacchio,
Pulic, entra adesso anche Luigi Arena che viene servito in questo momento in posizione di terzino destro. Arena che dialoga con Pulic. Pulic va a liberare Pennacchio che però viene subito marcato bene da Alonso. Ancora Pulic, prova a fare tutto da solo il giocatore croato. 9 metri ancora per Fondi. Arena, segnalazione di passivo che arriva in questo momento. Cascone in caduta, palla che termina fuori, c'è stato però un fallo e qui 7 metri direi giustissimo per la Banca Popolare Fondi, perché il fallo mi è sembrato evidente. Certo, sì, assolutamente. Vediamo che si porta sul punto di battuta, se Vulic o De Benedetto, ma vedo già Vulic che palleggia a centrocampo con la sfera di gioco e quindi sarà lui a sfidare Lorenzo Beretta, portiere classe 99 che ha preso il posto di Landes in questa circostanza. Quindi Vulic contro Beretta, la prima finta di Vulic, poi palo rete, non sbaglia Ivan Vulic. 26-24, meno 2 per la Banca Popolare Fondi, quindi doppio vantaggio per Molteno. 27 minuti quasi sul cronometro nel corso di questo secondo tempo, mancano poco più di 3 minuti al termine dell'incontro. Molteno in attacco adesso, Soldi, Dedovic, ancora Daniele Soldi. Qui fallo fischiato a favore del Molteno e quindi 7 metri per la squadra di Salvatore Onelli. Adesso per la Banca Popolare di Fondi ci vorrebbe un miracolo di Voliuvaz, anche se fino a questo momento dei 7 metri Carlo Sperti si è dimostrato un cecchino e anche questa volta non si smentisce Sperti. 27-24, si riporta sul più 3 il Molteno e qui arriva il time out, direi saggiamente chiamato da Giacinto De Santis sulla panchina di Fondi. Piccola pubblicità per noi, poi ci ricolleghiamo per gli ultimi minuti di Fondi Molteno. Leader nella fornitura di tecnologie post raccolta, da 30 anni sul mercato offrendo consulenza, progettazione, installazione e assistenza tecnica. SAIM, la tecnologia per il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Terminati i time out con il Molteno che però è ancora sotto le indicazioni di Salvatore Onelli, partita di vitale importanza per le due formazioni. Giorgio, però, come abbiamo detto in apertura e anche nel corso della telecronaca, per il Molteno un pizzico di più. Sì, assolutamente, anche se poi in questo frangente si sta sentendo un po' anche un po' il fatto che probabilmente il Fondi arriva da, questa è la terza partita in una settimana, mentre il Molteno qui nel frattempo gol di Arena nel turno infrasettimanale, il Molteno nel turno infrasettimanale non ha giocato per qualche positività da parte del Cingoli. 2 minuti al termine dell'incontro. Dedovic, Soldi, ancora Dinko Dedovic, si appoggia su Knezevic, poi sempre Dedovic centralmente, si fa vedere dall'aglio, si appoggia adesso il Molteno su Soldi, poi Knezevic, servito adesso Dinko Dedovic, 9 metri fischiato in favore del Molteno. Segnalazione di passivo, Soldi che viene fermato e quindi staziona in attacco la squadra lombarda. Knezevic, il tiro respinto da Voliuvaz, deve rimettere immediatamente in gioco il pallone in Fondi. Vulic, De Benedetto, Vulic, Arena, circolazione palla della Banca Popolare Fondi.
Vulić Arena. Ancora Vulić a voler cercare sui 6 metri, l'idea era giusta per Cascone che però si lascia trovare impreparato e poi dall'altra parte il Molteno mette dentro il pallone del 28-25 più 3 e adesso è praticamente messa in cassaforte questa partita per il Molteno. Sì, assolutamente, anche se qui c'è una bellissima rete messa a segno da Cascone. Rete messa a segno da Francesco Cascone che vale il 28-26, mancano però 20 secondi da giocare. Qui adesso il Molteno, credo con tutta l'esperienza, tutta la furbizia del mondo, adesso però c'è, infatti è arrivato il timeout chiamato da Salvatore Onelli. Noi andiamo per l'ultima volta in pubblicità e poi ritorniamo qui per gli ultimi 20 secondi della gara. Ci siamo oggi come c'eravamo oltre 100 anni fa. Siamo da sempre al vostro fianco, al fianco di ogni imprenditore, di ogni famiglia che cresce, finanziando i vostri progetti, le vostre idee, facendo crescere i vostri risparmi, custoditi in una solida banca. Banca Popolare di Fondi, dal 1891, vicina per tradizione, attenta per scelta. Time out terminati, ci sarà adesso la ripresa del gioco con il Molteno in possesso di palla, però dicevamo Giorgio, adesso con 20 secondi da giocare sicuramente Onelli, anche considerato il doppio vantaggio sul Fondi, avrà detto ai suoi di giocarsi quest'ultima azione con tutta la calma, tutta la furbizia di questo mondo. Certo, assolutamente, anche se vediamo i fondani in marcatura uomo, anche se sì, marcatura è troppo poco Fondi. Il tempo, nonostante il passivo. Il tiro qui, la risposta di Voljuvac, sciupa però l'azione Fondi, voleva un fallo, la panchina della Banca Popolare non ravvisato dagli arbitri esperti, guarda per un attimo gli arbitri cosa dicono, mette il pallone dentro, 29-26, si conclude così dunque l'incontro tra HC Banca Popolare Fondi e Sanumificio Riva Molteno con la squadra lombarda corsara qui alla Sport di Fondi che è venuta a vincere con il risultato di 29-26. Molteno che sale a 9 punti in classifica, Fondi rimane a 12 punti invece in terzultima posizione. Ti aspettavi questa partita, Giorgio? Il risultato rispetto alle tue aspettative? È una partita che è stata molto, molto dura dall'inizio alla fine. Una partita equilibrata, che l'equilibrio è stato rotto soltanto negli ultimissimi minuti di gara. Ci sta probabilmente questi punti servivano a entrambe le squadre, il Molteno forse ha avuto qualcosina in più e ripeto, probabilmente anche il fatto che comunque il Fondi è arrivato dopo alla terza partita in una settimana. Leggo delusione sui volti degli uomini di Giacinto De Santis che ovviamente volevano la quarta vittoria consecutiva, così non è stato, si impone il Molteno con il risultato, lo ripetiamo, di 29-26. Prima di lasciarci però ricordiamo i prossimi appuntamenti delle due squadre, si giocherà il 3 aprile, il Molteno ospiterà in casa il Sassari alle ore di 16.30, il Fondi invece farà visita all'Eppan sempre il 3 aprile alle ore 18. È tutto qui dal Palasport di Fondi. Un saluto da Vittorio Pannone e Giorgio Di Perna e buon proseguimento sui canali.